Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo. Un'ora insieme per una salvezza che è quasi fatta. Cosa fatta? Manca solo il crisma dell'ufficialità, della matematica che non è arrivata, ma davvero parliamo di inezie. Sabato pomeriggio dopo l'1-1 contro il Pontedera. Si torna in campo subito perché poi ci sono le festività pasquali, il girone B scende in campo giovedì, il Teramo lo farà giovedì sera alle 21 allo stadio Del Conero di Ancona contro l'Ancona Matelica di Gianluca Colavitto e Ciccio Micciola ed ecco qua Maurizio da qui in regia puntuale. Ovviamente mette in onda il promemoria alle ore 21, ovviamente partita che seguiremo, così come quella del Pescara impegnato a Pistoia. E la seguiremo perché abbiamo fatto ovviamente tutto l'anno, ma soprattutto perché dal Melani di Pistoia può arrivare davvero l'ufficialità della salvezza matematica del Teramo qualora la Pistoiese non dovesse andare a tre punti, non dovesse conquistare i tre punti, ma lo faremo questa sera con voi qualora lo vogliate al 392-6237-060. Parleremo anche delle prospettive future societarie, possibili ipotesi legate alla Teramo Calcio. Lo faremo poi nella seconda parte. Intanto, e lo faremo con i nostri ospiti, ovviamente. Innanzitutto fatemi salutare e ringraziare, benvenuto nei nostri studi, seppure in piattaforma, l'attaccante del Teramo, uno degli uomini più in forma di questo momento, Simone Rosso. Ciao Simone! Salve, ciao a tutti! Benvenuto, grazie, ovviamente grazie complimenti mille, buonasera a tutti! Perché in queste ultime gare di campionato non è arrivato il gol, ma stanno arrivando delle prestazioni e soprattutto condite da assist assolutamente degne di nota. E poi fatemi salutare e ringraziare e dargli un non benvenuto, bentornato nei nostri studi al direttore sportivo Fabio Lupo. Buonasera direttore. Buonasera a voi, grazie per l'invito. È un piacere ritrovarla dopo un po' di tempo. So che nelle ultime settimane insomma è stato più volte al Bonolis a vedere la formazione di Federico Guidi e magari anche le avversarie del Teramo, poi ci dirà che impressione ne ha tratto. E poi ovviamente saluto i miei compagni di viaggio, Ania, Francesco e Andrea. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Eccovi qua, tutti quanti in fila per tre con il resto di due. È proprio così, guardate, in fila per tre con il resto di due. Allora, vediamo innanzitutto, partiamo con la classifica, non perché non la conosciate, ma perché ovviamente questa sera faremo anche delle valutazioni rispetto a quelle che potrebbero essere gli incastri a 48 ore dalla sfida del Conero, con il Teramo che grazie al pareggio di Pontedera sale a 42 punti. Il Pontedera è a 43 ed è matematicamente salvo, l'abbiamo detto sabato pomeriggio, manca praticamente solo il crisma dell'ufficialità, il Teramo deve solo evitare un eventuale arrivo multiplo a quota 42, ma è chiaramente un'ipotesi molto, molto remota. La Pistoiese dovrebbe fare 6 punti, il Montevarchi 1, arrivare insomma un gruppone a 42, a quel punto vi faremo vedere che il Teramo a livello di sconti diretti non è messo benissimo. Ma tolto questo, Simone, siamo quasi diciamo all'approdo finale, poi è chiaro che c'è anche una minima speranza di playoff, ma io immagino che in questo momento ci vogliate pensare il giusto, non che non ci pensiate più perché di fatto il primo obiettivo è praticamente in cassaforte, però ci vogliate pensare il giusto senza Silli, sbaglio? No, assolutamente, non sbagli. Onestamente nell'ultima gara io personalmente sono rimasto un po' con l'amaro in bocca perché volevo assolutamente vincere, perché sono dell'avviso che bisogna battere il ferro finché è caldo. Veniamo da un buon momento dove oltre che ai risultati vengono anche le prestazioni, difatti adesso andremo a Cadancona, cioè giovedì, a fare una partita assolutamente per riuscire a battere l'Ancona, perché comunque come hai detto te c'è ancora un piccolo cavillo per quanto riguarda
la salvezza aritmetica, che vogliamo togliere tutti i dubbi e anche comunque per coltivare un sogno che penso che come squadra, come gruppo ci meritiamo tutti, perché è stata un'annata cioè molto difficile, dove nella prima parte di stagione non abbiamo espresso tutte quelle che sono le nostre qualità e il nostro potenziale, per poi riprenderci nel girone di ritorno e andare su ogni campo a dire la nostra e a offrire anche dei risultati importanti. Simone, ti giro subito una considerazione che arriva da casa, dal nostro amico Luca, che ti dice: non sai ad inizio anno quante te ne ho dette, però in questa seconda parte di stagione mi sono dovuto ricredere, sei diventato un fattore. Allora ti chiede, l'anno prossimo? Ma io dell'anno prossimo non so assolutamente nulla, penso a queste ultime due partite con la speranza di giocarne altre. Cioè, l'unica cosa che so è che qua sono stato davvero bene, è una piazza molto importante, anche con il gruppo sono stato da Dio, e del futuro in questo momento purtroppo non so ancora niente, però l'unica cosa è che qua sono stato davvero bene, chissà se un domani ci sederemo ad un tavolo a parlare, io ne sarei disposto, perché ripeto, mi piacerebbe restare qua, perché qua ho vissuto un'annata bella e che brutta, perché ripeto, tutte le annate non possono sempre essere come si sognano e come si desiderano, però qua sono stato bene e che mi piacerebbe restare, questa è la verità. Certo. Oh, direttore, io vengo da te per chiederti, insomma, che impressione hai tratto di questa squadra che ha avuto, come diceva anche Simone, ma come abbiamo detto anche noi nel corso delle settimane, tante difficoltà di varia natura, in momenti differenti dell'anno, in mezzo al campo a volte si è sentito di più, a volte si è sentito di meno. Oggi festeggiare una salvezza ufficiosa, non ancora ufficiale, ma come ripetiamo sempre, manca poco. Ecco, ti chiedo se te l'aspettavi con insomma, due giornate d'anticipo che questa squadra sarebbe arrivata in porto. Devo essere sincero, io all'inizio dell'anno pensavo che avrebbe fatto un percorso diverso questa squadra, la mettevo un po' fra le outsider, fra quelle squadre che potevano star dentro con un piede nella zona playoff. Avevo questa sensazione anche per fiducia nei confronti dell'allenatore, che era appunto un allenatore giovane ma già preparato, con delle idee. E tutto sommato, devo essere sincero, più stupito dal fatto che il Teramo fosse impelagato in quella situazione di classifica che non il cammino che poi ha fatto ultimamente. Certo, poi ci si sono messi tanti fattori, perché questa è stata una stagione strana per tutti, perché comunque il Covid, i calendari affollati hanno comunque ancora condizionato, non ci sono state le varie vicende societarie, quindi qualcosa certamente ha influito sul rendimento della squadra. Però credo, dal mio punto di vista, addirittura questa stagione, volendo che il Teramo raggiunga appunto già la domenica, già la giovedì la salvezza, possa essere, a mio giudizio, addirittura la stagione dei rimpianti, cioè chissà cosa sarebbe accaduto se in qualche momento la stagione si fosse trovata una continuità diversa. Invece ogni tanto questa squadra è andata in difficoltà, chiaramente solo chi sta dentro può capirne bene le ragioni. Faccio i complimenti all'allenatore, perché secondo me è quello che comunque anche nei momenti di difficoltà ha tenuto la barra dritta e ha portato la squadra a una salvezza che, ripeto, a mio giudizio era ampiamente nelle potenzialità di questo organico. Posso chiederti che cosa ti ha stupito in positivo e in negativo di questa stagione del Teramo? No, in positivo mi ha stupito, ma nemmeno stupito, in positivo mi ha colpito la capacità di reagire nel momento di maggiore difficoltà, quando sembrava veramente che tutto fosse tutto stesse per precipitare. La squadra, la società, chi era dentro, il mio amico, collega ed ex compagno di squadra Sandro Federico, hanno saputo tenere botta, insomma tutti quanti, e in quel momento lì è stato veramente un momento in cui hanno tutti dimostrato che la classifica era diversa. E quindi in negativo, ripeto, mi ha stupito quando la squadra aveva perso un po' di identità, e questo mi ha stupito anche per il valore che riconosco all'allenatore. Ad un certo punto ho perso un pochettino l'identità tattica ed è stato bravo lì a tenere dura, a riaccapezzarsi e a trovare la strada per uscire dal momento di difficoltà nel quale erano precipitati.
Oh, Francesco, hai sentito il direttore? Ha detto, insomma, potrebbe anche essere stata una stagione quasi foriera di rimpianti. Io non so se te sei d'accordo. Beh, sotto alcuni aspetti sì, perché intanto lui che conosce i giocatori molto più, quantomeno molto più di me, forse non più di Andrea, che beato lui, si ricorda nome, cognome, paternità, maternità di tutti i giocatori. La settimana scorsa ci ha stupito con Basilico, Manfrellotti del Foggia, ha stupito sì, un po' tutti. Esatto. E ne approfitto per salutarlo, Marco De Antonis, perché insomma ci siamo sentiti per l'ospitata di Simone, anche Marco De Antonis era stupito che si ricordasse di Manfrellotti e Basilico nel Fiuggi. E quindi dicevo, Fabio, che Manfrellotti è uno svitato, un napoletano svitato, ecco perché. No, ecco. Conoscendo i giocatori e anche i giocatori delle squadre avversarie, si era fatto l'idea di una squadra che avrebbe potuto magari lottare per, lo dicevamo prima durante la sigla, per una posizione poco migliore. Sarebbe bastati stare, ecco, come sta bene o male tutto l'anno il Gubbio, soprattutto il girone di ritorno, quindi nel vivo della corsa playoff. Ha dimostrato il Teramo di avere queste qualità, soprattutto nel girone di ritorno. È vero, con l'aggiunta di qualche giocatore, perché mi facevano notare proprio Jacopo, domenica in campo la maggior parte dei giocatori erano giocatori che c'erano anche nel girone d'andata, cioè fino prima del mercato di gennaio. Segno che questa è una squadra che evidentemente ha risentito fortemente, perché poi è facile dire ma si possono estraniare. Stiamo parlando di ragazzi, stiamo parlando di uomini, mica stiamo parlando di manici di scopa, e che quindi stanno lì e non risentono di nulla. Questa è una squadra, e concludo, che ha risentito molto moltissimo dei problemi di natura societaria, e non mi addentro a questi problemi, che tanto li conoscono tutti. Assolutamente. Giro una domanda al direttore, perché è arrivata da casa, e poi sull'allenatore rispondiamo noi, perché una era diretta a me e anche agli ospiti. Direttore, le chiedono, ma lei ha mai costruito una squadra con 7-8 scommesse? Perché, ci scrivono, il Teramo di inizio anno questo era, una squadra con tante scommesse. Beh, no, mi è capitato, fra virgolette, diciamo, il mio ultimo Venezia, alla linea di partenza sembrava una squadra con tante scommesse, perché erano tanti giocatori che venivano dalla Serie C, come Aramu, Capello, Fiordilino, Ceccaroni e compagnia bella. Sembrava Vacca, addirittura, che non giocava nella Casertana, quindi sembravano giocatori che erano nel dimenticatoio. Sono stati una mia scommessa, una nostra scommessa, che insomma non devo mai dimenticare il lavoro di chi è stato con me, come Armando Ortoli. Quindi sono state delle nostre scommesse, le scommette sulle Zerini, che non aveva mai praticamente giocato negli ultimi anni. Quindi è stato un po' il mio mantra, quella di scommettere sulla rivalutazione, sulla rivalorizzazione dei giocatori. Ma ecco perché è uno di questi è in trasmissione, perché secondo me Rosso ha avuto una carriera, a mio giudizio, al di sotto delle sue possibilità, perché tant'è vero che prima lo spettatore gli ha chiesto, nel giorno di andata te ne volevo dire alcune, e poi nel giorno di ritorno mi sono chiesto, ma la continuità di questo ragazzo è stato probabilmente il suo problema, però le sue qualità non sono mai state in discussione. Ecco perché, come diceva anche Francesco, probabilmente io forse conosco, rispetto magari giustamente al tifoso, come è giusto che sia, come dovrebbe essere, certo, magari un pochettino più i giocatori. E allora mi ero fatto un'idea di questo organico che aveva potenzialmente la possibilità di fare un campionato diverso, e tutto sommato non così lontano, perché basta immaginare, come diceva appunto Rosso, bastava immaginare che domenica il Teramo avesse vinto con la Pistoiese, avevi due punti in più ed eri lì proprio praticamente alle soglie dei playoff. Quindi non è poi così distantissimo questo obiettivo. E ripeto, è una squadra, a mio giudizio, che hanno delle scommesse relative, però non era stata costruita male come valore dei giocatori. Allora, poi la domanda per noi era se, da parte di Clemente, che saluto e che ringrazio, se guidi
a nostro giudizio sarà confermato. Ora è chiaro che tutto passa dal nuovo, dalle nuove architravi societarie, nel senso cosa ne sarà del futuro. Poi sentiremo anche l'intervista che ha realizzato oggi al primo cittadino di Teramo, Gian Guido D'Alberto. Molto passerà da quello. Certo che poi verrà tratto un bilancio di questa stagione e il lavoro dello staff tecnico e di questi giocatori andrà valutato anche in relazione a quello che è successo nel corso dell'annata, perché molte volte, almeno a mio avviso, ma è un giudizio strettamente personale, si è richiesto a questa squadra un andamento che non poteva avere per un fatto proprio di importanza tecnica, e non poteva avere perché stava attraversando oggettivamente delle difficoltà. L'allenatore rimarrà, è una risposta che non so dare, non so se poi Andrea o Ania vogliono sbilanciarsi un po' di più, ma ne dubito, perché molto passerà da come... Io sì, voglio sbilanciare. Vai. Mi auguro che la nuova proprietà, o chi comunque farà calcio, sperando che ci sia qualcuno che faccia calcio a livello di Lega Pro, mi auguro che Guidi venga confermato. Certo, molto dipende da chi sarà nella stanza dei bottoni a livello dirigenziale. È quello che stavamo dicendo anche noi. Verrà confermato Sandro Federico, che secondo me dovrebbe essere confermato. Credo che sia scontato a quel punto la conferma di Guidi. Se poi chi arriva deve portare il proprio cavallo, siccome c'è un rinnovo siccome c'è un rinnovo automatico, Francesco, in caso di playoff per il direttore sportivo, a quanto pare Sandro Federico, io credo che possa essere un viatico proprio per il riconoscimento del lavoro di Federico Guidi. Potrebbe essere un primo segnale di continuità. Sì, in caso di playoff, però il problema principale è che se il gruppo che arriva, se arriva fermo, da fuori, se il gruppo che arriva, fermo un attimo. Lo sai perché ti dico fermo un attimo? Perché a proposito di futuro, c'è un'ipotesi. Di ipotesi si tratta, chiaro, ma che ci sia un interessamento, questo è sicuro, da parte di un imprenditore di origine siciliana, romano acquisito, lo vediamo in foto, Giuseppe Spinelli, che attualmente è patron dell'Audace Genazzano, eccellenza laziale, ok? Poi noi non stiamo dicendo che si avvererà sicuramente, stiamo dicendo, infatti, io stavo dicendo una cosa diversa: se dovesse arrivare un nuovo gruppo che ha il suo cavallo, lo dico così, che ha il suo allenatore, che ha gli sponsor che portano l'allenatore, o l'allenatore che porta anzi gli sponsor, e magari porta pure il direttore sportivo, il discorso cambia. Io ho detto semplicemente, e non tolgo più spazio agli altri, io personalmente mi auguro che Guidi venga confermato, così come mi auguro, non ricordavo, ringrazio Ania del fatto che se il Teramo dovesse andare in playoff sul contratto c'è l'opzione per la conferma di Federico, mi auguro che venga confermato anche Federico, e che entrambi possano lavorare meglio nella prossima stagione. È un mio augurio, una mia aspettativa, che secondo me ci sta in questo momento nella storia del Teramo. Ani e poi Andrea, sulla riconferma anche intersecata a questa notizia che abbiamo dato, che è una notizia, è un interessamento a rilevare le quote del Teramo da parte di questo imprenditore, lo ripetiamo, Giuseppe Spinelli, che è un imprenditore nel mondo dell'edilizia, un romano acquisito di origine siciliana, che sarebbe interessato a rilevare le quote del Teramo.
Io credo che poi tutti i pezzi del puzzle andranno composti a cascata, ecco. C'è da chiarire effettivamente se ci sarà cessione o meno, pare di sì per quelli che sono gli indizi, ma anche per quanto ne parla la società, perché anche gli stessi protagonisti non l'hanno mai veramente nascosto, perché in città è una voce che parecchio gira, anche oltre quello che magari uno potrebbe pensare, vabbè, si dice ma poi non è vero. Effettivamente poi andando a verificare la possibilità concreta di una cessione, evidentemente c'è anche la disponibilità da parte del Tribunale di Roma, e questo è già abbastanza acclarato, lo avevamo già acclarato delle scorse settimane, a mettere a disposizione qualsiasi eventualità, anche questa ipotesi di cessione delle quote che il Tribunale di Roma controlla per le varie vicende giudiziarie che ormai ben sappiamo, quindi poi di conseguenza una volta chiarita quale sarà la composizione societaria del prossimo futuro, a cascata andrà definito tutto il resto. Io mi ero prima inserita su Francesco, a cui chiedo scusa, ma soltanto perché parlando del direttore sportivo Sandro Federico, e secondo me quello sarebbe un segnale positivo, cioè nel senso, con il rinnovo automatico in caso di playoff, ma comunque con la conferma di una persona che ha visto anche come altre persone hanno lavorato in questa stagione oggettivamente molto complicata, si potrebbe dare ulteriore segnale di continuità, perché poi il progetto, un progetto ha bisogno di continuità, credo che poi il direttore sportivo Lupo lo sappia molto meglio di me, i progetti vanno portati avanti negli anni, molto spesso si dice facciamo un progetto, facciamo questo, facciamo quell'altro, ma poi molto altrettanto spesso le cose si arenano dopo uno o due anni, invece c'è bisogno di pazienza, c'è bisogno di costruzione, molto spesso nel calcio italiano questa pazienza non c'è, però a questo livello la pazienza si può avere, quindi Teramo ha bisogno di continuità societaria, nel senso comunque di continuità dal punto di vista di mantenere questa categoria e di riuscire a costruire qualcosa anche di importante per avere, non penso adesso un salto di categoria, ma comunque per rimanere pianta stabile in Serie C senza subire ogni estate dei patemi d'animo per questo o quell'altro motivo, ecco. Certo, poi glielo chiediamo al direttore, intanto voglio un giudizio da parte di Andrea su questa vicenda, che poi sentiremo anche il sindaco che dice nei prossimi giorni avrò un incontro con la dottoressa Claudia Capuano, lo dico io, inizialmente previsto per giovedì, rinviato a dopo le festività pasquali, non ci sarà in questi giorni. Andrea. Beh, che la situazione va tenuta sotto controllo mi sembra evidente, però io continuo a manifestare preoccupazione rispetto a quello che sarà il futuro. Poi a noi sta a raccontare i fatti, e i fatti ora dicono di questo interessamento. Però se così dovesse essere, e questa può essere una via d'uscita, forse anche l'unica da questa fase di impasse, il Teramo sarà passato da una proprietà longeva come quella di Campitelli a una proprietà di neanche 3 anni come Iachini, a una proprietà di poco più di mezzo anno come quella dei Ciaccia, se ci dovesse essere una cessione. Quindi, come vedete, da una proprietà lunga sempre meno, sempre meno, sempre meno, peraltro con una proprietà attuale non locale, per carità, poi il fatto che non sia locale può anche non significare nulla, però non locale, c'è un interessamento di un'altra possibile potenziale proprietà non locale. Io, se guardo al passato e guardo come sono andate le cose in altre piazze con dinamiche simili, mi riferisco al Pescara dopo Scibiglia, poi Paterna, poi Soglia, poi Eurocat, proprietà sempre più strette come tempistica, sempre più corte. Se ricordo il Chieti, dalla proprietà Bellia abbastanza longeva, poi Pomponi, poi mi pare Bernardini, anche lì proprietà romane che subentrano, cioè le dinamiche, se guardiamo alla letteratura calcistica del passato, non sono incoraggianti. Dopodiché staremo a raccontare i fatti e vedremo come andranno le cose. Se questa
questo interessamento si dovesse tradurre in un cambio di proprietà, un nuovo cambio di proprietà, che quindi non aiuta comunque la continuità aziendale da un certo punto di vista, almeno della, nella pianificazione, poi però magari la vita della, della società prosegue, magari si potrà tornare a parlare di futuro e si faranno anche discorsi, ecco, del tipo ma Guidi può restare o no, Rosso resta o no. Io penso che però loro siano i primi che stanno ora al di dentro, vogliono capire se c'è margine per, intanto se c'è una possibilità di interloquire con qualcuno per un progetto sportivo imminente per la prossima stagione, e poi successivamente valutare se ci sono le condizioni per firmare un eventuale contratto nuovo per restare anche l'anno prossimo. Però ripeto, le dinamiche, se io guardo gli esempi negli ultimi tempi in alcune piazze e provo a sovrapporle a quello che sta avvenendo ora a Teramo, non mi sembrano incoraggianti. Però noi, lo ripeto ancora una volta, riporteremo i fatti e vedremo, certo, poi cosa sarà. Oh Simone, io torno da te tra un po', quando torneremo a parlare di calcio, perché ovviamente voi siete spettatori interessati, ma pur sempre spettatori. Ma vado dal direttore, che tra poco devo salutare, ringraziandolo sempre per la disponibilità. Oh direttore, in questi casi cosa è meglio, la cessione ad altro gruppo? Come se ne esce da questa impasse? Innanzitutto non so se lei lo conosce, questo imprenditore Spinelli, non so se l'ha mai... non lo conosco, non lo conosco nemmeno di nome. Giustamente Andrea prima sottolineava le varie sfumature, varie esperienze negative che ci sono legate a certe dinamiche, quindi è vero che insomma c'è questa problematica. Però come dicevo anche prima, come nel campo così come in società, le cose vanno viste al di dentro, capire bene quali sono realmente le dinamiche. È vero che Teramo meriterebbe finalmente un pochettino di continuità, perché la passione della gente è talmente tanta che veramente meriterebbe una continuità diversa, e lo meriterebbero soprattutto i professionisti che hanno lavorato in questa stagione, perché sia l'allenatore sia Sandro secondo me hanno fatto un lavoro straordinario, tant'è vero che anche nel mister comunque si parla molto bene in giro. Io non credo che lui, nel caso non dovesse rimanere a Teramo, non credo che lui rimanga disoccupato, credo che troverà una panchina, perché se ne parla molto bene già da qualche anno e quest'anno ha confermato determinate qualità. E stesso discorso credo valga anche per Sandro, anche se per noi direttori è più difficile in questo momento qui ricollocarsi. Però la cosa migliore sarebbe ovviamente la continuità, perché questo binomio è un binomio competente, giovane, entusiasmo, forza, ha già in mano la conoscenza di ciò che è accaduto quest'anno e quindi dove le cose possono e devono essere migliorate. Veramente ripartire da Guidi e Federico credo che sarebbe, per qualsiasi società, sia che sia questa sia un eventuale che dovesse arrivare, credo che dovrebbe essere assolutamente, in una logica calcistica, dovrebbe essere il primo passo, la conferma di questi due tecnici. Poi voi mi insegnate che il calcio è un po' come il mondo dei militari: quando finisce la logica inizia il mondo del calcio, e questo purtroppo è una cosa che sappiamo anche per bene. Il mondo della politica, direttore, dove finisce la logica inizia la politica. Prima di salutarla, veramente l'ultimissima, in ogni caso oggi questa Lega Pro, togliamo il caso Catania, perché è veramente l'ennesima dimostrazione che è un sistema che scricchiola a dir poco. Oggi fare la Lega Pro, considerati i minutaggi, lo scouting ovviamente per cercare giocatori che possano essere pronti per un campionato professionistico, in Lega Pro fare il direttore sportivo è più facile o più difficile? Prima c'erano giocatori che oggi forse giocherebbero in categorie superiori in Serie C. Oggi invece bisogna andare più a guardare i prospetti. Dipende chiaramente dal club in cui lavori, perché evidentemente che se lavori per un club così tanto per fare due nomi, Bari e Padova, magari può essere un pochettino più semplice che farlo nella Paganese o nella Vibonese, no? Tanto per fare altri due esempi. Quindi dipende certamente dalla portata del club. Io direi, come concessione di carattere generale, che certamente l'area della Lega Pro è un'area sovradimensionata, non c'è niente da fare, lo dicono i fatti, e quindi diventa sempre più
complicato gestire i club, gestire i campionati, è un'area che va assolutamente rivista, è l'area di accesso, l'area professionistica, la Serie C, e quindi va valutato l'aspetto economico, e 60 club sono obiettivamente tanto, non è che lo dico io, lo dicono i fatti, anche la stessa qualità dei campionati viene un pochettino a mancare, anche se invece rimane sempre alto comunque l'affetto della gente, perché comunque la gente allo stadio ci va, c'è il calcio dei comuni, come viene chiamato un po' la Serie C, delle città, delle piccole città, è vero, è reale, è palpabile, però oggettivamente la realtà economica della Lega Pro è una realtà sovradimensionata, e questo chiaramente crea complicazioni anche nella costruzione di squadre, perché poi bisogna affidarsi ai prestiti, a tutte queste dinamiche del minutaggio. Andrebbe fatta una riforma vera, reale, ma insomma non vorrei essere nei panni del presidente Gradina nell'impostare una riformulazione della Lega Professionisti, anche se personalmente qualche idea ce l'avrei anche, però onestamente non è poi semplice, perché l'aspetto politico poi va a prevalere su quello che può essere logico, come accade spesso poi in Italia. Aia? Posso chiedere al direttore se aveva idea di questo Fiorani, cioè si aspettava adesso Fiorani a questo livello, quello che sta dando effettivamente al Teramo, visto che lo ha girato lui proprio al Teramo all'inizio stagione? Sì, assolutamente sì. Io anzi dico un po' quello che valeva per il Teramo: ero stupito all'inizio che lui non ingranasse, perché io l'ho preso perché l'anno scorso mi stupiva questa continuità prestativa, questa capacità agonistica di stare sempre nella partita. Tu all'inizio non lo notavi, oppure magari lo mettevi in seconda fascia, no? Quando devi avere una partita, perché magari a lui dal punto di vista stilistico non ti colpisce, no? Per cui magari e poi dopo alla fine della partita, quando andavi a notare, lui era ancora sul primo pallone, andava a farsi dare la palla, andava a riconquistare il pallone, lottava, contrastava, si inseriva in tutte le partite in cui lo pude vedere. Quindi questa continuità prestativa mi ha colpito tantissimo, e tanto è vero che io appena sono arrivato a Ascoli, questa è una delle prime operazioni che ho fatto, l'ho preso, infatti aveva tutta la Lega Pro dietro che la voleva, però io ho voluto che venisse a Teramo per avere la possibilità di seguirlo meglio. Tra l'altro è un ragazzo d'oro, anche da un punto di vista umano, io mi ero informato, ci ho parlato quando ha firmato, e io lo chiamo così, sembra quasi un calciatore nordico, io per scherzo, io quindi lo ha definito un giovane vecchio. Sì, io scherzosamente con il suo agente, adesso quello prenderanno in giro, ma mi piglio la responsabilità. Io lo chiamavo Fjørandsen perché anche questo biondo, questo essere compatto, questo sedere, è un giocatore nordico, no? Per mentalità, magari non per struttura. Quindi sono molto molto contento per lui, perché comunque ho fatto qualcosa di bene al Teramo, insomma, e quindi questo mi fa sempre piacere, e poi mi fa molto piacere per lui, perché è un ragazzo d'oro che merita come giocatore e come ragazzo. Direttore, la salutiamo girandole l'SMS, che lo rivediamo, di Aldo Fattore, che saluto e che ringrazio. Quando vedo Fabio Lupo, dice: torno indietro con la memoria di 40 anni, mi piacerebbe tornasse a lavorare in Abruzzo. Per quanto riguarda il Teramo, mi auguro che chiunque dovesse prendere il bastone di comando, punti fermi dovrebbero essere Federico e Guidi. Intanto complimenti per questa salvezza davvero travagliata. Aldo Fattore, ciao Aldo, grazie direttore. Saluto Aldo e chiudo così con un piccolo rimpianto che è legato alla mia breve esperienza a Teramo, che sì. è rimasta per me una ferita, un dispiacere, perché non sono e do la colpa a me, non do la colpa a nessuno, non sono riuscito a farmi capire, non sono riuscito a spiegare ciò che volevo fare, avevo in mente tante cose, volevo forse mi sono preso troppo tempo, pensavo che avrei potuto fare le cose col tempo, ho fatto questo errore di valutazione, non me lo perdono, perché Teramo, lo sapete, è una città alla quale io sono molto legato per tante tante ragioni, anche di carattere così familiare, perché ho dei parenti che non posso definire parenti, sono dei familiari molto stretti, rimane in me quella ferita, quel dispiacere, che è una responsabilità che attribuisco a me, non come faccio spesso nella mia vita, mi assumo la responsabilità di ciò che faccio, dei miei
errori, delle cose che non sono andate bene, me lo rimprovero, e quindi così questa è una cosa che ci tenevo a dirla, perché poi tutte le volte che vengo i Teramani mi accettano sempre con grande simpatia, un grande affetto, e questo mi fa enormemente piacere, però questo dispiacere rimane, questa ferita professionale rimane, e spero che il tempo insomma la possa cancellare, che se magari avere un'occasione per dimostrare che il lupo di Teramo non è quello che è, appunto poi è andato via, ma è quello che mi posso permettere di dire, ha fatto tanto bene da tante altre parti, compresa l'ultima esperienza ad Ascoli. Oh, peraltro dopo domani sera sarà un po' la sua partita, Ancona Teramo, ha giocato in entrambe le squadre. Non solo quello stadio lì fu inaugurato con un Ancona Inter 3-0 di campionato, in cui io feci il terzo gol. Non me lo ricordi, direttore. Beh, ricordo. Non me lo ricordo. Qualcosa di quello stadio ho fatto. Non me lo ricordo. Grazie, direttore. Grazie a voi. Grazie buon a voi, lavoro, buona serata. Grazie al direttore sportivo. Ciao, direttore. Ciao, noi direttore. Ci fermiamo per la pubblicità, poi continuiamo con Simone Rosso, perché ci proiettiamo a dopo domani sera e vedremo tutti gli incastri degli scontri diretti tra quelle che sono lì in zona Teramo. A tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo per questa sera. Oh, torniamo un po', poi sentiremo anche l'ultima parte, le parole del sindaco di Teramo raccolte questa mattina dalla nostra Ania sulla salvezza praticamente raggiunta dal Teramo e anche sulle prospettive future. Che ne pensate di quello che è successo ieri a Foggia con l'invasione di campo e schiaffo a Iemmello? E cosa vuoi pensare dell'invasione di campo con schiaffo? Mi sembra purtroppo abbastanza che si commenti da solo. Ciao ragazzi, ma Spinelli è vicino al gruppo Ciaccia? Non lo so. Complimenti a Rosso, sono il ragazzo che accompagnava il ragazzo invalido che ti ha chiesto la maglia sabato, ma l'avevi già data. Spero di riuscire ad averla contro la Reggiana, sarebbe un dono meraviglioso. Un forte abbraccio a tutti. Simone, ce la facciamo a promettere la maglia? Non so se adesso te hai ben in mente il ragazzo, la fisionomica, per riconoscerlo di nuovo? No, onestamente no, non mi ricordo. So solamente che all'ultima partita in casa la maglia l'ho data a una ragazza che è stata molto carina, che era una delle racchette a palli e gli faceva molto piacere d'aria. Però se ci sarà l'occasione, cioè, mi farebbe molto contento rendere felice questo ragazzo che vuole la mia maglia, assolutamente. Che è quasi una promessa, è solo riconoscere quello. È solo riconoscere, magari ti dice guarda, sono quello che ha scritto il messaggio a Pro Teramo. Ok, va bene. Facciamo così, lo dico all'amico da casa che ha scritto, te urla, sono quello che ti ha scritto a Pro Teramo e magari Simone ti dà la maglia. Vediamo, io adesso lo so che Francesco impazzirà con questa grafica, però veramente non c'era altro modo, Francesco mi perdonerai, di mettere insieme tutti gli scontri diretti tra tutte le squadre, che sono 5, che potenzialmente possono ancora arrivare a 42 punti, perché 5 sono le squadre che possono arrivare a 42 punti, il Teramo che c'è già, il Montevarchi, il Siena, l'Olbia e la Pistoiese. Partiamo da un presupposto, che la Pistoiese, essendo quintultima, è l'ago della bilancia, cioè se la Pistoiese non ci arriva a 42, è un discorso, questo che stiamo facendo adesso, che non ha nessun senso, cioè c'è bisogno come prerogativa che la Pistoiese faccia 6 punti e il Teramo 0 ovviamente, e non ce lo auguriamo, il Teramo perda contro Ancona e Reggiana e la Pistoiese vinca contro Pescara e Lucchese. Ma non basta che la Pistoiese faccia 6 punti, serve, perché se arrivassero Teramo e Pistoiese a pari punti, il Teramo sarebbe in vantaggio con la formazione di Alessandrini per gli scontri diretti, come vedete. Ma noi abbiamo messo insieme le 5 squadre, i prossimi 2 appuntamenti, Teramo con Ancona e Reggiana, Aquila Montevarchi con Viterbese e Gubbio, Siena con Pontedera e Cesena, Olbia con Fermana e Grosseto, e Pistoiese appunto con Pescara e Lucchese. Questi sono i prossimi appuntamenti di queste 5 squadre. E poi abbiamo messo nella parte destra queste 5 squadre con le partite di andata e ritorno, con le altre 4 con cui per far capire
come sono andati gli scontri diretti tra Teramo e Montevarchi, due sconfitte, con Siena pareggio e sconfitta, e come vedete il Teramo non è che sia messo molto bene, ha fatto 7 punti, una vittoria e 4 pareggi, 2 pareggi con l'Olbia, vittoria e pareggio con la Pistoiese, pareggio con il Siena, ma ripetiamo sempre che questi sono discorsi che si attiverebbero, Andrea, solo in caso di arrivo multiplo a 42, che è una cosa possibile, per l'amore di Dio, è possibile anche che io diventi un calciatore professionista domani. Certo, la realtà dei fatti ti dicono, sei portato a pensare che non diventerò domani un calciatore professionista, però la potenzialità ce la dobbiamo mettere. Ricordavamo fuori onda che un quintultimo posto a 42 punti, dovendo essere messo in confronto con un penultimo posto che attualmente è di 31 punti, cosa vuol dire? Che Limolese deve fare anche lei dei punti, deve fare almeno 3 punti e arrivare a 34, perché se fa 2 pareggi o fa 0, 1, 2 punti, e Limolese non potrà mai spareggiare contro una quintultima a 42, come sarebbe nel caso puramente ipotetico del Teramo. Cioè, quindi, oltre a queste cose che hai giustamente illustrato, anche Limolese deve fare alcuni punti. Limolese, ma può essere anche il Grosseto, se il Grosseto dovesse fare più punti del Limolese e andare al sorpasso. Cioè, c'è anche il fatto del distacco che deve essere contenuto negli 8 punti affinché si facciano i play-out. Con un distacco superiore a 8 punti, gli accoppiamenti non vengono poi giocati sul campo e la migliore classificata si salva. Quindi, ripeto, è una situazione molto molto difficile, di difficile realizzazione, per fortuna del Teramo. Peraltro poi sarà tutto più chiaro dopo la partita di Ancona, perché noi ora parliamo, ma se il Teramo fa anche un punto ad Ancona, se la Pistoiese non batte il Pescara, cioè, parliamo del nulla. Però è anche giusto, siccome a fine partita Teramo salvo, Teramo non salvo, siccome ci sono queste ipotesi estremamente difficili, ma che sono ancora contemplate dall'aritmetica, è giusto che insomma facciamo chiarezza su questa cosa. Oh Simone, diciamo che sabato pomeriggio era una specie di misto, cioè si voleva esultare, perché in fondo quello che abbiamo raccontato è qualcosa di veramente, se uno ci pensa alla possibilità, è quasi irrealizzabile oggettivamente, però come era un misto tra vorremmo esultare, ma siccome non c'è la matematica, però diciamo che una minima festicciola al chiuso dello spogliatoio magari l'avete fatta, non lo so, ti chiedo. No, è logico che comunque eravamo molto contenti, perché ora come ora veniamo da 5 risultati utili di fila, però non ti nascondo che oltre alla felicità c'era anche un po' di amarezza, perché comunque non siamo riusciti a centrare il bottino pieno, perché comunque avendo avuto 2 partite in casa come Carrarese e Pontedera, il nostro obiettivo era vincere, come lo sarà anche per giovedì sera a Cadancona. Quindi adesso noi affronteremo partita per partita per in primis togliere tutti i dubbi a questa grafica, perché vogliamo assolutamente togliere i dubbi, e poi per andare a giocare con la spensieratezza di andarci a guadagnare con un sogno, se così si può dire, perché penso che il nostro gruppo, io l'ho vissuto per tutto l'anno e so quando abbiamo vissuto i momenti difficili, e quindi penso che meriterebbe anche qualcosa di grande, però questo dipende. Posso chiedere qual è stato il momento più difficile in cui magari tu personalmente, tanto adesso il risultato diciamo che è raggiunto, quindi si può dire, quando hai detto oddio, magari non ce la facciamo? Ma ti dico la verità, io in cuor mio, essendo tutti i giorni con la squadra e con il gruppo, non onestamente non ci credevo per la situazione che stavamo vivendo, perché credo in ogni singolo componente della nostra squadra, e vedendoci allenare, vedendoci giocare, mi chiedevo il perché avessimo questo tipo di classifica. Penso che l'apice è stato la sconfitta in casa contro l'Aquila Montevarchi, dove comunque era
un crucevia della stagione, perché era proprio uno scontro diretto, e avendo perso quella partita per noi è stato un bello schiaffo in faccia. Però la storia di questa squadra è la storia che ci ha contraddistinto per tutto l'anno, e che quando noi prendiamo un grande schiaffo in faccia abbiamo gli attributi di andare a vincere a Fermo, per andare assolutamente scontato. Se si guarda tutto l'anno, la Fermana in casa penso che abbia perso un paio di partite, anche le big del girone sono andate lì e hanno fatto fatica. Noi siamo andati lì e abbiamo vinto una partita che per noi era questione di vita o di morte. In quella situazione, Simone, ce ne sono state più di una, ma prendiamo Fermana-Teramo. In quella situazione la cosa che ha stupito in positivo, e ti chiedo la motivazione, perché una motivazione ci deve essere, è la spigliatezza con cui questa squadra nei momenti di vita o morte è riuscita sempre a prendere la strada della salvezza. Ma guarda, fossero stati chiari fin dall'inizio i motivi, magari ora come ora si parlava di una classifica diversa. Io penso che sbagliando si impara, che da alcuni errori che tutti noi abbiamo fatto, io in primis, si può solo che migliorare ed imparare. Avendo preso tanti schiaffi, penso che una volta, avendo visto sempre la nostra amarezza e che delusione, ci siamo davvero guardati e abbiamo capito che non meritavamo questo, e abbiamo capito l'importanza di ogni pallone, perché qualora le cose fossero andate in maniera anche diversa era una delusione troppo grande per tutti. Quindi abbiamo acceso un fuoco che tutti noi abbiamo dentro e che ci hanno portato a fare questi 5 risultati utili di fila, che cioè per noi sono motivo di orgoglio, ma onestamente non vogliamo fermarci, perché dobbiamo riuscire a cavalcare l'onda. Oh, prima ci avevano scritto sul gol del Pontedera che il guardaline non torna direttamente a centrocampo. Maurizio, mi fai rivedere il gol di Benedetti di sabato pomeriggio? Ci riusciamo a fermare nel momento in cui parte, è qui, quando parte il pallone, vedete che in fondo Benedetti, che è quello che è più in alto nel teleschermo, parte in posizione regolare, poi noi l'avevamo rivista, avevamo già dato il gol buono. Però andiamo avanti, vediamo se si vede il guardaline, che non, però non si vede dalle immagini se va direttamente a centrocampo oppure no, quindi non possiamo soddisfare la curiosità. Dio, rimane in una posizione un po' così, però insomma... Però la posizione l'abbiamo anche vista e rivista, era buona. Aia, ci ascoltiamo la tua intervista al sindaco D'Alberto, poi facciamo le valutazioni con te e anche con Francesca Andrea. Ascoltiamo. Sindaco, la salvezza ormai quasi arrivata, quasi certa per il Teramo. È chiaro che il pensiero adesso va un po' fuori dal campo a quello che sarà il futuro. Lei aveva parlato di un incontro prossimo con il custode giudiziario, ci sarà in settimana. Ma intanto, ecco, come giustamente ricordava lei, l'obiettivo prioritario era la salvezza, quindi è la salvezza. Qui siamo il punto diciamo così, finale, che ci consenta la tranquillità, però diciamo, sotto questo aspetto possiamo guardare sicuramente con fiducia e lavorare agli aspetti societari. Io sono in costante contatto con l'amministratrice giudiziaria, l'intenzione, si sta lavorando, insomma, di incontrarsi proprio in questi giorni, vedremo se ci sarà la possibilità, la piena disponibilità del sindaco, delle istituzioni cittadine, viene confermata, è stata confermata, ma devo dire che c'è una collaborazione stretta e c'è, come lo ripeto, soprattutto una sensibilità per la situazione della Teramo Calcio, dello sport teramano, del calcio teramano, che come sindaco ho voluto rappresentare subito, dottoressa Capuano, che devo ringraziare, perché fin da subito si è dimostrata non indifferente a questa situazione. Quindi muoviamoci in una situazione di pieno rispetto istituzionale, speriamo che insomma questo incontro si possa fare a breve, ma in ogni caso, al di là dell'incontro in presenza, c'è un costante contatto appunto istituzionale che
auspichiamo possa portare da qui a breve ad una soluzione che ci consenta, dopo la salvezza, di guardare al futuro con una ritrovata serenità. La soluzione più vicina è attualmente una cessione ad altri soggetti romani o l'ipotesi cordata locale è ancora in auge? Ma guardi, io le dico, al momento muoviamoci sul piano del rispetto istituzionale, nel dialogo con la custodia, quindi speriamo di incontrarla, di poterla incontrare presto, ma a prescindere da questo so che si sta lavorando appunto per trovare una soluzione che sia la più solida, sostenibile e sicura in un momento delicato dove non si può sbagliare, dove si deve assolutamente, ci si deve muovere sul piano, come dicevo prima, del rispetto istituzionale, evitare di fare fughe in avanti e lavorare passo dopo passo, in tempi stretti, senza dubbio, ma senza commettere, diciamo così, errori. Quindi mi muoverei ancora con prudenza, con una prudenza accompagnata però da una forte fiducia. E il custode giudiziario potrebbe ottemperare all'iscrizione, da quello che le è parso di capire? Ma guardi, la vorrei incontrarla, insomma, ripeto, si farà tutto ciò che servirà per dare continuità al Teramocalcio. Oh, queste le parole del primo cittadino di Teramo. Come detto, un incontro che non ci sarà, come detto, a strettissimo giro, probabilmente magari già la prossima settimana dopo le vacanze, le mini vacanze pasquali. Una domanda al signor Francesco Di Francesco: quanta probabilità ha Luciano Campidelli per rientrare nella Teramocalcio? Poi ti faccio rispondere Francesco. Ania, a te che ti posso chiedere che impressione ne hai tratto? Ovviamente le parole molto di circostanza, come è giusto che sia per un primo cittadino che si avvicina ad una materia ovviamente cui ci vuole molto tatto. Sì, assolutamente, riveste un ruolo istituzionale, quindi è giusto che dia anche la sua versione istituzionale, insomma, poi il sindaco non si sottrae mai alle domande, questo gliene va dato atto. Però insomma, come quando fu la cessione di Iachini ai Ciaccia e lui fece un po' l'ognori, secondo me anche questa volta sta di più di quello che dice, però è nel gioco delle parti, ha un ruolo istituzionale importante, quindi è anche giusto che sia così. Ha dato comunque, secondo me, un messaggio importante tra le righe, anzi non tra le righe, in maniera esplicita, senza fare nomi e cognomi, ovvero ha detto che comunque sa che si sta lavorando per creare un futuro solido, per creare un futuro appunto duraturo per la Teramocalcio, che è un po' quello che anche nelle domande di qualche settimana fa del club biancorosso che aveva posto il club biancorosso, che poi non so se hanno mai avuto risposta, chiedevano proprio i tifosi del Teramo, ovvero dove sta andando il Teramo, cosa sta facendo, cosa si prospetta per il futuro, perché salvezza a parte, perché ricordiamo è un obiettivo prioritario, è praticamente arrivato, il secondo obiettivo importante è quello di garantire la continuità che dicevo prima, perché altrimenti anche la salvezza rimarrebbe un'impresa per come è andata quest'anno, ma fino a se stessa, appunto, se non c'è poi continuità. Assolutamente. Oh, Francesco, rapidamente, te ci credi al ritorno di Campidelli a Teramo? Sì o no? No, io non è che non ci creda. Oggi non ci sono le condizioni, perché Campidelli da solo, è stato chiaro, non rientra. E quindi, siccome oggi non ci sono all'orizzonte, per quello che si sa, nuovi altri imprenditori pronti magari ad affiancare Campidelli e poi a trovare la soluzione per chi decide, chi non decide, tutti i soliti discorsi, quindi a oggi proprio non ci sono. Già tra l'altro ho letto le dichiarazioni di Campidelli sull'articolo di oggi di Ania sul Messaggero, mi sembra che sia stato abbastanza chiaro anche Campidelli, però a questi livelli poi tante volte si dicono bugie per amor di patria, diciamo, certo. Così, però a oggi non ci sono le condizioni perché Campidelli possa, okay, nonostante la disponibilità di Campidelli, però da solo, quindi trovare altri personaggi, sedersi che vogliono fare calcio sapendo che è una rimessa, soprattutto inizialmente, sedersi a tavolino con questa proprietà, con la percentuale che c'ha quell'altro della vecchia proprietà, vedere le firme in banca, le esposizioni e tutto il resto,
cominciano a essere bei soldini, ossia certo, bei milioni. Certo. Assolutamente. Visto che siamo quasi in chiusura, un paio di considerazioni, ma rapidissime, perché Simone, dopodomani si torna in campo. L'Ancona squadra, partita fortissimo, che ha continuato in maniera forte, adesso sembra in fase un po' calante. Ecco qua, Ancona Teramo, giovedì sera alle 21. Ma sicuramente è stata una squadra che nel girone d'andata è stata un po' la rivelazione, anche se mi ricordo che nello scorso campionato l'Ancona Matelica sì. Era ancora Matelica l'anno scorso, esatto. E poi quest'anno però c'è stata, abbiamo fatto un campionato eccezionale, non dobbiamo farci distrarre da quello che è stato l'andata, perché comunque la squadra è sempre quella. I numeri dicono che hanno avuto un lieve calo di tensione, però noi sicuramente andremo là per affrontare una partita con la bava alla bocca, perché ripeto, noi vogliamo mettere un punto, ma bello grande, definitivo per quanto riguarda la salvezza, e poi coltivare magari un sogno che tutti noi, penso che nessuno ci avrebbe messo una fiche, quindi certo. Sarebbe bello per noi stupire la gente e renderla comunque orgogliosa di quello che abbiamo fatto quest'anno, perché ripeto, nessuno di noi ci avrebbe messo un euro su un qualcosa che deve ancora accadere, però io ce la metterò tutta, come tutti i miei compagni di squadra, per far sì che diventi reale. Mentre parlavi, noi vedevamo, allora, questo è il tuo primo gol a Pontedera, poi vedremo anche il secondo contro la Fermana, però nella prima macchia abbiamo visto un rosso versione assist, Ben, adesso ti sei specializzato sugli assist risolutivi, il traversone per Bernardotto, quello per Soprano, il filtrante con la Carrarese per Bernardotto, ti trovi meglio come assist, Ben? Ma penso che comunque sia una giocata importante, perché vuol dire che comunque la squadra riesce a passare in vantaggio, poi alla fine quello che conta è la vittoria e conta chi il gruppo. Quando si è decisivi, o con un gol o con un assist, che è logico che sono contento, quindi assolutamente sì. Prima c'era, anni fa, Perisic tu Icardi, qui vediamo Perisic tu, rosso tu Bernardotto, possiamo farla così. Va bene, ragazzi, un paio di cose, una comunicazione importante ufficiale, oltre ad Ancona Teramo: dopo il gol di Gagno il fantacalcio è abolito. Cioè, perché è troppo, veramente. Era già abolito. Cioè, è abolito. È abolito perché Andrea non può avere, oltre alla prima posizione in classifica, anche un portiere che fa gol. Cioè, è impossibile. Chi poteva avere il portiere goleador? No, se è impossibile. Aggiungo, non uno che il portiere che va in avanti e fa gol da calcio d'angolo. No, uno che fa gol sul rilancio. Cioè, è abolito. E chi ha preso anni fa un gol da rilancio del portiere? Quale il Teramo squadra? A Miglianico, il rilancio di Palena, prese gol Serraiocco. C'ero io al Fratelli Ciabatta quel pomeriggio, dopo il gol di Calabuig a 4 esatto. minuti dalla fine. Esatto. Chiedo scusa, Serraiocco ecco gol di Gagno. Dimmi. Serraiocco dove gioca? Guarda, ti dico la verità, mi sfugge in questo momento. Io l'ho perso che era sotto contratto al Carpi, ma ora francamente non saprei. Vi do anche quest'altra notizia. Era un'altra plusvalenza. Esiste Valenza sì, esiste Valenza in Svizzera, sì. Sì, peraltro prima ho fatto una considerazione sulle cose impossibili, ma che hanno un margine per essere realizzate. Ho detto, come se io diventassi un calciatore. Allora, il 18 maggio allo stadio Bonolis di Teramo c'è un quadrangolare che vedrà impegnate l'Università di Teramo, il Comune, i giornalisti e l'AIGA, l'Associazione Giovani Avvocati. Quindi con ogni probabilità, per una volta Simone Rosso potrà sedersi in tribuna e magari vedrà me che scenderò in campo, così magari mi prendo un bel 4. Comunque è una bella iniziativa. Devi sperare che il è un memoriale dedicato a Sergio Quirino Valente, quindi insomma è una personalità importante. Dimmi, Andrea.
devi sperare che il Teramo faccia i playoff e sia in corsa, perché altrimenti per quella data, se la stagione finisce, Simone, io anche gioco sulla fascia di Simone, un po' più arretrato, un po' più dietro, in difesa, non in attacco come fa lui, che è semplice giocare davanti, ti voglio vedere dietro se è così semplice. Ti voglio vedere a fare il tutta fascia se sei bravo. Vabbè, si scherza. Comunque, Maurizio mi dice che devo chiudere perché sono le 22:06. No, però io, scusami, una domanda a Simone, visto che è una domanda un po' sulla sua carriera, perché lui è uno che ha fatto la B all'inizio della sua carriera. Poi cos'è successo, se conti di tornarci, perché poi l'hai lasciata, tra virgolette, e da qualche stagione non la frequenti più, nonostante le grandi premesse? Sì, io ho uscito dal settore giovanile del Torino, cioè dove vinsi uno scudetto, sono andato in Serie B a Brescia, dove sono stato un anno e mezzo, il primo anno con Boscaglia, il secondo con Brocchi. E a gennaio del secondo anno decisi di andare via, ma semplicemente per un motivo, perché il mister Brocchi giocava con il trequartista, che le due punte, io essendo esterno magari facevo fatica ad avere una collocazione tattica, però lì feci un grandissimo sbaglio, perché comunque in un anno e mezzo avevo fatto una trentina di partite in Serie B con anche di mezzo alcuni problemi fisici. Lì è stato un grande errore, perché ora con l'esperienza ho capito che non bisogna mai scendere di categoria. E poi in quei sei mesi successivi comunque andai ad Alessandria, quando che eravamo a più 12, e poi perdemmo il campionato contro la Cremonese. Quindi è stata una doppia batosta quella, perché ero sceso in C con la speranza di salire di nuovo vincendo un campionato, però purtroppo andò male, perché perdemmo il campionato a pari punti con la Cremonese, poi andammo in finale playoff col Parma e perdemmo quella. In sostanza, però, sei contento che ieri è stato esonerato Brocchi? No, ecco dove volevi arrivare. No. Ah, ok. Di personale, assolutamente. Okay. Intanto raddoppio del Chelsea. In 20 secondi, per dopodomani sera, ci dai le ultimissime del Rudiger? Agna, ha segnato Rudiger. Vabbè, ma tanto avevate detto che l'avevate preso, non avete preso niente. Agna, mi dai le ultime in casa. Di queste cose non parliamo. Ma credo che più o meno sarà, insomma, da quello che possiamo dedurre dall'esterno, non credo che ci saranno grandi cambiamenti. L'unico vero ballottaggio penso che sarà quello tra Mordini e Ndreka, e Rosso giocherà sicuramente. Ok, perfetto, questo ci interessava sapere. Grazie ragazzi. Che c'è, Andrea? No, vedo 0-0 Bayern-Villarreal, attenzione, perché no, non male sto Villarreal, mamma, già. Ma che vergogna. Ma che vergogna. Grazie Simone, auguri a tutti. Grazie Simone, buona Pasqua Francesco, arrivederci. Che c'entrate con la cena? Ciao ragazzi, infatti non si parla di ciao ragazzi, chiudiamo i microfoni. Grazie a tutti, grazie a Maurizio da qui in regia. Noi ci vediamo dopo domani con l'Abruzzo del Pallone Live, con Ancona Teramo, guardate come discutono, Ancona Teramo e Pistoiese Pescara, penultima della stagione regolare. A partire dalle 20 saremo sia ad Ancona che al Melani di Pistoia. Ve lo slitta venerdì, sempre alle 21. Io ne approfitto per ringraziarvi, per augurarvi una buona Pasqua, ve la faccio questa sera, magari non ci vediamo prima di Pasqua, ci vediamo però martedì prossimo alle 21 sul canale 13 del Digitale Terrestre. Buonanotte. Ciao.